Carlo Mascella e la sua giunta incontrano la stampa per fare chiarezza sull'inchiesta che ha sconvolto un settore strategico come quello dei lavori pubblici al comune di Pescara. Mascella ripercorre tutti i passaggi dall'assunzione del dirigente Fabrizio Trisi in carcere a Chieti per un presunto giro di mazzette e droga fino al suo rapporto di fiducia con lui, grazie al quale in questi anni sono state portate avanti importanti opere per la città. Trisi è stato assunto con regolare procedura di selezione pubblica in base all'ex articolo 110 per il suo curriculum e per le sue competenze. Al di là del suo temperamento, talvolta oltre le righe, sul quale è stato più volte ripreso, Masci ha assicurato che né lui né tantomeno la sua giunta si sono mai accorti di nulla, a cominciare dal presunto giro di sostanze stupefacenti. Ed è stato lo stesso sindaco, venerdì scorso, la vigilia delle dimissioni del dirigente, a chiedergli conto su voci che giravano in merito, ricevendo da Trisi assolute rassicurazioni. Per la questione degli appalti anomali, Masci ha ribadito che non è compito della politica entrare nel merito delle assegnazioni che riguardano atti gestionali di competenza dell'amministrazione. Intanto Trisi è stato sostituito da Giuliano Rossi, due funzionari indagati sono stati allontanati ed è stato istituito un comitato strategico per la riorganizzazione dell'attività amministrativa. Quello che è successo nel momento in cui è successo ha comportato un'immediata attivazione di un sistema di protezione del comune, visto che il comune ha tanti dirigenti, ha 650 dipendenti, e quelli che sono stati coinvolti, che risultano coinvolti, è tutto da ovviamente verificare a seguito delle indagini, saranno sostituiti da altri dipendenti che svolgeranno quell'attività nel migliore dei modi. Su questo sono tranquillo, le attività proseguiranno senza nessuna sosta. Poi le questioni personali, le questioni legate ad atti illeciti si vedranno nel processo e saranno viste da chi è coinvolto in queste attività. Per quanto riguarda eventuali danni al comune, anche su quelli, nel momento in cui emergeranno, si prenderanno gli opportuni provvedimenti. Momenti di tensione durante la conferenza stampa per il blitz dei consiglieri di opposizione che hanno consegnato un documento a Masci ricordandogli che già da ottobre lo avevano avvisato sugli strani movimenti di Trisi e del suo staff, ribadendo la richiesta di dimissioni. Su questa, Masci ha detto che, come responsabile dell'ente, non può assolutamente abbandonare la barca, anzi, deve provvedere alla sua salvaguardia e a garantire la continuità amministrativa.